Sanità, imprese, ma anche famiglia e ambiente. Le risorse della manovra autunnale in Consiglio regionale, 262 milioni di euro, si concentreranno su tutta una serie di settori che riguardano principalmente i servizi e gli investimenti. L'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, prosegue sul solco di una strada che la giunta targata Fedriga ha già tracciato negli anni scorsi. Noi abbiamo l'esigenza appunto di garantire un miglioramento della risposta in termini sanitari e sociali con questa dotazione di oltre 150 milioni di euro e siamo anche convinti che sia necessario e utile continuare a favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese agricole e non. E per questo abbiamo irrobustito molto i fondi di rotazione per consentire alle nostre realtà produttive di avere accessi appunto al credito favorevoli rispetto ai tassi di mercato che sono comunque sostenuti. Sulle politiche della famiglia si conta uno stanziamento rilevante anche per invertire un trend demografico nazionale che racconta anno dopo anno un decremento delle nascite e uno spopolamento di numerosi centri urbani, principalmente nelle località di montagna. A questo si affaccia anche la difficoltà di reperire determinate figure professionali. È un tema questo grandissimo, è un tema culturale prima di tutto. Noi da quando ci siamo appunto insediati ancora con il primo governo Fedriga abbiamo deciso di affiancare risorse importanti non soltanto in termini economici ma anche in termini di servizi sul territorio per fare in modo che chiunque desideri avere dei figli possa investire e credere nel futuro grazie all'apporto di questa regione con l'abbattimento dei mutui dal terzo figlio, con la possibilità di avere dei benefit importanti in termini di maggiori risorse che rimangono nelle tasche delle famiglie per poi avere la possibilità che sia Regione Friuli Venezia Giulia a pagare gli sport, le attività dei nostri ragazzi e poi tanto altro ancora per aiutare appunto un cambio di rotta che serve tanto per garantire un futuro certo a questa regione.